Come with me for fun in my bargain. Allora, siamo proprio qui, nel terreno più fertile, dove sono impiantate le radici della storia e del futuro del motociclismo. Cosa devo dire? Adesso andiamo in palestra. Ecco, arrivano quelli seri. Abbiamo Luca Marini, Maro, Franco Morbidelli, Franky. Migno, come hai fatto colazione? Non andiamo sull'arde. Sono direttamente andato a mangiare da Paolina Misano oggi. Ok. Tipo? Tagliolino allo scoglio. E siccome devo andare in palestra, mi faccio portare la roba da mio babbo, perché me la sono dimenticata. Un disastro. Allora, Marini, neanche gli altri sono quelli lì che mangiano tutta la mondezza del mondo, dimagriscono al posto di ingrassare. Io invece mangio una patatina, ho mangiato queste tre patatine, adesso ho preso un chilo e mezzo in più. Poi dopo la palestra andiamo in palestra, poi dopo che siamo stati in palestra facciamo un salto in palestra. Con Carlo, che è il preparatore, andiamo al preparatore della palestra, andiamo a cena. Pomeriggio full in palestra. No, fa simpatico a calcio perché è forte, è brasiliano, è bravo. Borrega fa schifo a calcio. No! Non è buono. Ecco, dopo però c'è Caroni, che è ignorante come un banco, e allora gli dà più sdrangate. Tito Rabatte ha iniziato a seguirlo. E io proverò a seguirlo in pista. Adesso andiamo veramente in palestra, adesso e vediamo, dipende. Tutto il tempo con noi. Davanti a casa di Franco Morbidelli, con un parcheggio tra l'altro c'è scritto riservato campione d'Europa. Così oggi dobbiamo andare in palestra, ha lasciato le chiavi nella macchina di Luca, poi ancora deve fare la borsa, a piedi, così. Pensa solo più di tutti a una cosa, andare in moto, quindi il resto non sa niente. Niente, sono rimasto a piedi col motorino e gli avevo detto Migno di aspettarmi, ma non mi ha aspettato. Che ho finito la benzina! Come faccio? Dov'è il distributore qui? Il problema è che questa alla fine la becca se lo si impri di ogni questa, cosa. Questa me la paghi, questa me la paghi. Nettamente colpa di Migno. Secondo me è stato lui a avere la brillante idea di lasciarlo a piedi. Quindi adesso che è tardi non posso neanche più far palestra. Sono degli amici di contro ogni pronostico. Sono arrivato in tardi in palestra per colpa vostra. Mi sembra di aver girato, non lo so, tipo Titanic, 3 ore di film, non lo so cosa dovete fare. Antonelli è stato scandaloso, ha sentito la pressione della partita e non è riuscito a esprimersi al meglio. Non è che non sei bravo, fai proprio c***o. Va bene. Adesso una volta con Carlo pensavamo di montare una tenda per me, perché io finivo sempre tardi di dormire qui. Noi invece ce ne andiamo e vi auguriamo buonanotte. Che dici? Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao Sky.